ti adoriamo, ostia divina. Fratelli e sorelle, cercate posto. Siamo qui per adorare l'ostia divina, per adorare l'ostia d'amore, per adorare Gesù, qui presente in mezzo a noi. E Lui, il Signore che sta in mezzo a noi, noi tutti siamo i Suoi figli, siamo i Suoi poveri, siamo qui per onorarlo e benedirlo. Da Lui solo, viene la salvezza. O Signore Gesù, siamo qui davanti a Te, noi Ti adoriamo, Tu siedi sul trono, noi tutti abbassiamo le nostre sedie, pieghiamo le nostre ginocchia, Tu solo sei il Signore, da Te proviene ogni bene. Ti ringraziamo quando Tu ci associ alla Tua passione e che i nostri occhi non vedano. I nostri giudizi sono labili e non pensiamo che le sofferenze di questo mondo, le malattie, Tu le puoi battezzare. Quando la sofferenza, quando la malattia resta pagana, non battezzata, ci opprime. Ma quando è battezzata la malattia, quando la sofferenza è battezzata, allora diventa cristiana, diventa la sofferenza di Cristo, la malattia di Cristo che noi portiamo. Egli che porta tutto il dolore del mondo. E siamo noi associati a Cristo, il portatore di tutto il dolore del mondo. Beati voi, tu dicevi, o Gesù, che avete perseverato nelle mie tribolazioni. E Pietro diceva, che cosa avrete? Che cosa avremo? Voi che avete perseverato nelle mie tribolazioni, avrete la pace qua giù e la vita eterna nell'altra. Signore, beati noi quando siamo partecipi della Tua tribolazione e abbiamo perseverato nella tribolazione. E per la nostra debolezza, Signore, che Ti chiediamo di liberarci dalla malattia, e per la nostra fiacchezza, che Ti chiediamo di venirci in aiuto. Ma quando Tu, per la Tua infinita pazienza, permetti che ancora la tribolazione ci colga, che una tribolazione si aggiunga un'altra, che una malattia sia guarita e ne venga un'altra, noi Ti benediciamo, noi sapienti secondo la sapienza di Dio, e accettiamo tutto nelle Tue mani, o Signore. Sii Tu sempre benedetto, Signore Gesù, che porti il nostro dolore, che porti le nostre pressioni, che porti tutto il peso del mondo. Siamo qui, o Signore Gesù, a cantare a Te, noi che camminiamo nel pellegrinaggio terreno, in questa valle di lacrime che vorremmo cambiare in valle di godimento, ma è valle di lacrime. Signore Gesù, aiutaci a comprendere il mistero della croce, il mistero della sofferenza. Aiutaci a comprendere che patendo con Te vivremo con Te in eterna nella gioia. Ma non è detto che godendo con Te in questo mondo godremo con Te nell'eternità. È detto che soffrendo godremo, ma non è detto che godendo con Te delle consolazioni che Tu dai ai Tuoi santi e ai Tuoi prediletti godremo per sempre con Te nella gloria. Questo non è detto. E noi crediamo che è attraverso la sofferenza che bisogna arrivare alla gloria. Come è scritto di Te, così è scritto di noi. Era necessario che il Figlio dell'uomo patisse per entrare nella gloria di Dio. E quello che è detto per Te, che sei il capo, vale anche per noi che siamo il Tuo corpo. Facci comprendere questo mistero, Signore, altrimenti noi non ci capiremo più.
ma guarda anche la nostra debolezza, guarda la nostra afflizione. Tu venivi a togliere anche i segni del maligno, e i segni del maligno sono le malattie, i segni del maligno sono le persecuzioni, i segni del maligno sono le traversie. Ma quando tu battezzi le traversie, quando tu battezzi le nostre malattie, le nostre persecuzioni, allora diventano le tue persecuzioni, le tue sofferenze, le tue malattie, che se sono partecipate da noi sono fonte di gloria, come furono fonte di gloria per te. E in questa dimensione, Signore, che ti chiediamo di entrare, battezza le nostre malattie, battezza le nostre sofferenze, e facci comprendere che permanendo queste sofferenze e queste malattie, noi ti glorifichiamo e portiamo con te il peso del mondo. Ma guarda anche la nostra debolezza, allevi le nostre malattie, liberaci dai segni del maligno, libera gli oppressi, libera gli angustiati, da conforto a quelli che si sentono soli. Dà, o Signore, la tua presenza a coloro che si sentono come abbandonati. Signore Gesù, siamo tutti qui davanti a te, siamo qui davanti a te, ti adoriamo, ti benediciamo, pieghiamo le ginocchia davanti a te e vogliamo cantare ancora una volta che tu sei il potente, tu sei il misericordioso. Con la tua potenza noi vinceremo ogni male, perché nella tua potenza tu sei venuto a noi. Con la tua potenza ci salverai, con la tua potenza ritornerai a prenderci e portarci nella patria celeste, nella casa di tuo Padre. E adesso, fratelli e sorelle, noi ci alziamo e cantiamo alla potenza del Signore. Con potenza risuscitò. Con potenza risuscitò. Ecco, fratelli e sorelle, purtroppo succede, ma io devo dirvelo, ho fatto un sogno. Ho fatto un sogno. Siedete un minuto. Nel sogno cosa ho visto? Ho visto questa salone bello pieno, gremito di gente, un po' di meno, ma era gremito di gente. Nel centro c'erano tre fratelli e tre sorelle, Gesù non c'era, era così, eravamo in una riunione di preghiera, tre fratelli e tre sorelle, e la gente che veniva così per ricevere una preghiera. Poi di un tratto entrano qui nel salone uno di là e uno di là, Sant'Antonio e San Francesco. San Francesco si miserà, Sant'Antonio si miserà, guardate la gente. Subito, va da Sant'Antonio, vanno da San Francesco. E quei tre, sei restarono così. Quando tonò la voce del Padre, che state facendo? Lasciate mio figlio per i santi? E comparve in mezzo a quei tre, comparve Gesù, glorioso. Avevano lasciato Gesù per andare da Sant'Antonio di San Francesco, perché quando c'è una comunità che prega, dice Gesù, questo è di fede. Quando prega Sant'Antonio non è di fede che ci sia Gesù, quando prega San Francesco non è di fede che ci sia Gesù, ma quando prega la comunità c'è Gesù. E mi svegliai. Che cosa significa tutto questo? È insegnamento per noi. Se viene San Francesco e viene Sant'Antonio e voi andate da Sant'Antonio e andate da San Francesco, fate male, lasciando la preghiera comunitaria. Nella preghiera comunitaria c'è Gesù. Quando sono tre o quattro che pregano, c'è Gesù. Chiunque siano, erano tre uomini e tre donne comuni, dei nostri, qualcuno l'ho riconosciuta, ma erano come tutte le altre.
Non lo sapevano, ma c'era Gesù. E quando la gente cominciò ad andare da Sant'Antonio e San Francesco, lasciando quei poveracci, quei sei, il Padre Eterno gridò: che state facendo? Lasciate mio figlio per andare dei santi? E comparve in quel momento Gesù glorioso in mezzo a quei sei, tutti restarono allibiti. E mi svegliai. Questo insegnamento per noi, la preghiera comunitaria, vale più di quelle di San Francesco e di Sant'Antonio. Non correte dai santi, non correte da Padre Matteo, non correte da Ninì, non correte da Maria Rosa, non correte in Santa Teresa, non correte qua, correte nella comunità, è lì che c'è Gesù. O lo vedete o non lo vedete, ma se avete fede dovete credere che lì c'è Gesù. E quanto vale la preghiera comunitaria, non vale nessun'altra preghiera, perché lì è di fede che c'è Gesù. Che venite a cercare voi Gesù, e allora lo trovate dove sono due o tre che pregano, dove c'è la comunità che prega. Non lo trovate quando prega Padre Matteo, quando prega Ninì, quando prega Teresa, quando prega... Qui non lo trovate. Potete anche trovarlo, va bene, ma non è sicuro. Ma nella comunità è sicuro che lo trovate. Comunque, ho fatto sto sogno. Quello che volete fare, continuiamo la preghiera. Signore, anche i sogni possono essere di insegnamento per noi. Signore, ti chiediamo una maggiore fede. Noi crediamo, Signore, che tu sei nella comunità orante, non sei nelle singole persone. E questo è anche di insegnamento per noi, perché tante volte noi manchiamo. Signore, ti chiediamo che quando c'è la preghiera comunitaria, tanto dovrebbe bastare, senza bisogno di fare un supplemento di preghiera. Per questa è mancanza di fede ed è diseducazione che non possiamo favorire, perché sei tu che guarisci, non sono i santi, i carismatici che guariscono, e questa è di fede. Non possiamo favorire l'errore, guarisce soltanto il Signore. E allora bisogna fare preghiere, sì, quando manca la comunità, quando non c'è preghiera comunitaria, allora va bene, ma quando c'è preghiera comunitaria, né prima né dopo si dovrebbero fare altre preghiere, perché c'è Gesù che è venuto. Come se Gesù venisse, facesse le preghiere, poi se ne andasse, poi c'è l'Apostolo San Pietro, c'è l'Apostolo San Bartolomeo, me ne vado da San Bartolomeo e da San Pietro, che senso ha? Se è stato Gesù qui in mezzo a noi, dobbiamo essere un po' intelligenti e entrare in questo senso ecclesiale. Signore, scusami se ho fatto questa digressione, adesso gli occhi siano di nuovo rivolti verso di te, perché tu sei il Signore, l'unico Signore, tu è la gloria, tu è la benedizione ora e sempre. O Signore, noi vogliamo gridare a te, tutto quello che tu, noi possiamo fare è per te, per la tua gloria e per il nostro bene. Signore, noi ci prostriamo davanti a te come figli, e vogliamo cantare a te come figli che gridano al Padre. Ecco, cantiamo un bel canto. Leggiamo Matteo 14. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, conceda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù rispose:
non occorre che vadano, dato loro voi stessi da mangiare. Ecco, Gesù vede la folla ed ha compassione. E poi dà da mangiare, c'è stata una visione. Gesù, qui in mezzo, con una scodella piena di acqua, aveva una scodella piena d'acqua, ma attingeva l'acqua dal suo cuore. Gesù allungò la sua mano e dava da bere a tutti. È la compassione di Cristo che si riversa su di noi. Gesù dà in questo momento da bere a tutti con la scodella, attinge l'acqua dal suo cuore. Egli ha compassione. Tutti in questo momento sentono la gioia di bere l'acqua del Signore e l'acqua della consolazione, della pace, dell'amore. Gridiamo al Signore il nostro grazie per questo momento di compassione che Egli ha per noi. Grazie Signore Gesù. La sua compassione non è venuta meno, e anche questa mattina il cuore di Cristo palpita di amore per noi che siamo i suoi poveri, venuti da vicino e da lontano, per noi che siamo venuti qui ad attingere l'acqua dal suo cuore. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore. Grazie perché ci dai da bere. Grazie Signore Gesù. Noi abbiamo sete di quest'acqua. O voi tutti che avete sete, venite all'acqua ed io vi darò da bere. Un canto di acqua. Ho visto l'afflizione del mio popolo, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. Grazie, Signore Gesù. Signore, tu hai udito il grido del tuo popolo, hai inviato Mosè per liberare il tuo popolo, hai inviato Gesù, tuo figlio, raffigurati Mosè per liberare il popolo che gemeva schiavo. Padre del cielo, ti ringraziamo che hai inviato il tuo figlio Gesù a liberarci. Tu hai visto la nostra afflizione, oh Gesù, figlio del Padre. Tu pure hai visto la nostra afflizione e sei venuto a liberarci, sei venuto a consolarci, sei venuto a guarirci dalle nostre infermità, sei venuto a condurci fuori dall'Egitto, dal nostro Egitto, verso la terra promessa, dove scorre latte e miele. Signore, noi ti ringraziamo perché sei venuto a liberarci questa mattina e perché ci dimostri la tua compassione, il tuo amore infinito. Lode e gloria a te, oh Signore. Dalla sala sono pervenute alcune segnalazioni di guarigione. Signore, tocca il piede di un uomo piagato e dolorante, anche le unghie sono malate. È un uomo che attende da tanto tempo e si lamenta. Il Signore tocca e guarisce. Il Signore tocca l'orecchio e guarisce. Il timpano, la persona è qui presente. Si tratta di un uomo. Signore, tocca il timpano. La persona sentiva poco e adesso sente bene. Se la persona è presente in questo momento, senta la mia voce distintamente e può alzare la mano. Il Signore manda un angelo a guarire un neonato, si trova in casa con la febbre alta,
ed ha la bronchite, se qualche persona qui presente ha un bambino piccolo, neonato, che ha la bronchitella e la febbre, il Signore manda il suo angelo, lo tocca e lo guarisce. Grazie Signore. C'è una persona che sentiva del fastidio per la continua amnesia, il Signore la tocca e migliora il suo stato di salute. Grazie. C'è una coppia che non ha figlie, diciamo il difetto è da parte del marito, il Signore tocca e la donna resta incinta. Grazie. Oh Signore, in questo momento noi ti preghiamo per i nostri cari infermi, tu hai promesso di guarirli, di aiutarli, di alleviare la loro sofferenza, e noi crediamo alla tua parola. Il tuo cuore non è venuto meno, la tua compassione è grande per questa folla. Signore Gesù, consola i cuori mesti, fa avvicinare le persone lontane che si sono così allontanate da casa, fa riconciliare le famiglie che hanno questioni di mezzo, fa che risolvano queste questioni e di nuovo vivono insieme e camminano d'accordo. Signore, ti preghiamo perché la tua pace scenda nei cuori. Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo di quello che stai facendo e dà a tutti la tua pace, la tua serenità, il tuo amore. C'è una persona, una donna, che soffre di convulsione, a poco guarirà. Il Signore questa mattina la tocca. Qui c'è lo sfogo che tormenta una ragazza, scompare, in realtà ci sono tre ragazze che soffrono, una al viso ed si lamenta e piange, un'altra invece soffre così alle braccia e un'altra soprattutto alle gambe. Queste tre persone vengono toccate dal Signore. Un bambino che è in coma, il Signore manda il suo angelo, lo tocca e lo risveglia. Ci sono alcune persone che sono afflitte per situazioni familiari e una persona è afflitta per la sua situazione giudiziaria. Il Signore dice a tre persone che hanno una situazione scabrosa, non temete, io sono con voi, risolverò io questa situazione. E a quella che ha la situazione così giudiziaria, sono io che prendo in mano la tua situazione, non temere. Una situazione finanziaria scabrosa, il Signore viene in aiuto a quest'uomo. Signore, ti ringraziamo perché tu hai compassione di questo popolo. Signore, vieni a guarire, vieni a toccare. Signore, tu stai toccando diverse persone. Stai toccando la testa di alcune persone che erano entrate con un forte mal di capo e adesso non sentono più questo dolore di capo, come di incanto è svanito. Ad una in chiesa e altre tre persone qui in sala è svanito il dolore di capo che prima avevano molto intenso. Se le persone sono presenti sono pregate di alzare la mano.
Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, grazie. C'erano due persone che avevano forte dolore alla spina, cioè la spina dorsale e tutto il bacino, cioè l'osso sacrale e tutta la parte circostante l'osso sacrale. Queste due persone si sentono alleggerite e adesso come se mai fossero state toccate da questo dolore. Se queste due persone che avevano questo dolore forte nella parte sacrale, nell'ultimo destro per tutto il nostro sacro, sono pregate di alzare la mano e benedire il Signore. Vediamo. Grazie Signore Gesù. Ancora aspettiamo la persona che ha l'unghia incannata. Siccome questa persona di nuovo è venuta questa segnalazione, è segno che il Signore insiste ed è qui. E se la persona vuole testimoniare, portare quantomeno la mano, è l'unghia incarnata che interessa tutto il piede. Il Signore tocca e si risolve benissimo il caso. Oh Signore, ti benediciamo. Adesso noi tutti ci alziamo, vogliamo cantare le nostre grazie al Signore e poi raccomandiamo tutte queste care persone. Adesso annunziamo le intenzioni, potete cominciare a leggere, se ci sono altre guarigioni saranno annunziate in prossimo di tempo. Qui una letterina fatta a Gesù, io e il papà, non è a casa con me, è a casa con una donna ed ha un'altra bambina, vedete, povera figlia, non ha la mamma, c'è il papà ha un'altra donna, e con un'altra bambina, vedete lo straccio di questa bambina. Oh Signore mio Dio, aiutaci. Gesù, io del resto poter fare a meno di raccontarti questa storia, perché tu sai e vedi tutto. Gesù, prima ti avevo scritto una lettera e pochi giorni il mio papà è tornato. Adesso io con questa mia lettera voglio ricordarti che siamo, oh Gesù, un cuore solo e un cuore messo insieme, e tu mi farai la grazia, fallo, oh Signore, e ritorneremo per sempre insieme. Ecco, la bambina ha messo il cuore, credendo di essere un cuor solo e un'anima sola. Pace, pax, pax, ecco qua la bambina. Ringraziamo il Signore. C'è la mamma, una mamma che chiede la guarigione di una bimba di 3 anni e mezzo, nata con un ritardo neuromotorio e ha con problemi di alimentazione. E infatti fino a 3 settimane fa questa bambina si nutriva con un sondino messo nel naso. Ora invece mangia tutto con il cucchiaino. Questa mamma ringrazia il Signore e chiede la benedizione del Signore e la benedizione di Padre Matteo.
non si capisce. Signore, ti ringraziamo di quello che tu stai facendo, di quello che stai operando. C'è ancora un annunzio per un uomo. Il Signore dice: mangia il mio pane eucaristico e avrai il pane del tuo lavoro. Per cui il Signore chiede il ritorno di questa persona a una vita cristiana e avrai il lavoro per le sue mani. Adesso ci alziamo, cantiamo al Signore e vorrei portare Gesù in mezzo alla folla, anche che ci sia molta folla, vorrei portare Gesù perché Egli da vicino così guardi i suoi ammalati e qualcuno anche guarisca. Ti ringraziamo Signore della tua pietà, della tua misericordia per tutti. Ti ringraziamo Signore perché ancora hai toccato, hai guarito, hai liberato. Signore, come una madre consola il figlio, così io vi consolerò, dice il Signore, in Gerusalemme sarete consolati. E ancora in Zaccaria il Signore ripete: ecco io verso sulla casa di Israele uno spirito di consolazione. Guardate adesso colui che avete trafitto e sarete gratificati. Signore, noi vogliamo guardare a colui che abbiamo trafitto. Vogliamo guardare a te, o Signore, in questo momento. Noi ti abbiamo trafitto, però, Signore, dalle tue trafitture è uscita sangue e acqua. È uscita l'acqua per lavare il nostro peccato, il mio peccato. È uscito il sangue per invigorire la mia vita, per darmi la tua vita. Signore Gesù, io ti ringrazio di quello che tu hai fatto questa mattina. Tu hai depositato un germe di vita dentro di me. Tu mi hai dato una parola di vita. Tu mi hai dato una carezza. Tu mi hai fatto rivivere. Grazie Signore Gesù. E adesso cantate, cantate l'ultimo canto: io sono il Signore che ti guarisco. Dice il Signore a una persona: io metto il canto nel tuo cuore e sulle tue labbra. Canta le mie lodi.